Il libro che stiamo per raccontare qui nel posto delle parole per i nostri ascoltatori, i prossimi lettori, racconta, si potrebbe dire, di poesia, ma non solo, perché racconta di una persona veramente plurale, conosciuto certo per la sua poesia, ma qui lo conosciamo per molto altro ancora. Daniele Piccini è l'autore del libro che stiamo per raccontare. Il libro è pubblicato da Salerno Editrice. Daniele Piccini, buongiorno. Buongiorno. E benvenuto qui nel posto delle parole per raccontarci questo Grazie. Suo nuovo libro intitolato semplicemente Luzzi. Daniele Piccini, leggo in quarta di copertina, insegna filologia della letteratura italiana all'Università per Stranieri di Perugia, ha pubblicato edizioni critiche di poeti del 300, ha curato un commento all'Infalenzio Fiesolano di Boccaccio, è un'antologia di poeti del secondo Novecento, la poesia italiana dal 60 ad oggi, oltre che di Boccaccio si è occupato di Dante e di Petrarca. Come esperto di Novecento di poesia collabora a vari giornali e poesie. Ora, quello che lei racconta in questo libro è a cavallo tra quello che è il Novecento e il Nuovo Secolo, ma sicuramente andando indietro nel tempo, perché c'entra sicuramente l'Italia del Trecento, perché è una sedimentazione culturale, una sedimentazione di sguardo e di cultura e costruzione della parola che vediamo in Luzzi. Ma le pongo subito una domanda, Daniele Piccini, per chi non avesse conosciuto Mario Luzzi, chi era? Io ho conosciuto Luzzi personalmente quando avevo poco più di 20 anni e lui che ne aveva, fortuna! Sì, lui ne aveva circa 80 perché c'era una grande differenza di età. Io l'ho conosciuto come un uomo straordinariamente aperto e disponibile. A me ha sempre dato l'impressione del maestro. E c'è una massima che io ho trovato sempre rispettato, che i maestri più sono grandi e più sono disponibili e più sono accessibili, non hanno nessun bisogno di dimostrare nulla a nessuno e mettono a disposizione quel po' di sapienza che hanno maturato con la loro storia anche di chi va in cerca della loro parola, del dialogo, dell'interlocuzione con loro. Naturalmente prima di andarlo a cercare personalmente io avevo letto le sue poesie e le avevo amate moltissimo. E quindi Luzzi per me è stato prima di tutto un grande, un decisivo poeta del nostro Novecento. Io voglio dire che Luzzi è uno dei 2 o 3 più grandi poeti del secolo, per capirci. Tra l'altro l'ha attraversato tutto. Naturalmente quando poi mi sono deciso a scrivere un libro su di lui, ho cercato da una parte sì di far funzionare il mio amore per la sua parola, ma dall'altra anche di ragionare da storico, diciamo, della letteratura. E quindi ho cercato di guardarlo da una qualche distanza, di storicizzarlo e quindi mettendo insieme l'affetto e d'altra parte la neutralità di uno sguardo storico, e chissà se ci sono riuscito, questo lo può dire solo il lettore. Ma lei, Daniele Piccini, quando aveva 20 anni, ce l'ha raccontato poco fa, ma avrebbe mai immaginato poi di scrivere un libro, storicizzare niente meno che quell'uomo che le aveva davanti? Penso che se avesse avuto quel pensiero le sarebbero tremati i polsi. Ma forse no, nel senso che sono decisioni che maturano con il tempo, perché poi io ho avuto la fortuna di poter continuare, anche se irregolarmente, a frequentare Luzzi per alcuni anni, e quindi nel mentre di questo rapporto e poi dopo la sua morte, nel perdurare degli studi su di lui, piano piano mi sono sentito nella condizione di poter scrivere un libro per in qualche modo rendere il più chiaro possibile anche a un giovane lettore, anche a uno studente di oggi, chi è Mario Luzzi e che cosa la sua parola ha da dirci. Naturalmente quel tremore di cui lei parlava c'è sempre quando ci si mette a scrivere, quando ci si mette a maggior ragione davanti ai maestri, ai grandi nomi, ai grandi autori, e però d'altra parte è anche questo agonismo, questa sfida che rende in qualche modo interessante l'atto di scrivere il libro, cioè in qualche modo bisogna anche rischiare qualcosa, tentare di avvicinarsi a questi grandi autori, di dire qualcosa su di loro, anche, ripeto, per tentare di avvicinare alla loro voce chi magari ne è lontano, chi non l'ha
mai sentita, chi non ha potuto conoscerli di persona. E questa è un'opera che cerca di avvicinare Luzzi al lettore. Vediamo un attimo a parlare della copertina di questo libro, perché ragionare sull'immagine di copertina a volte serve anche per capire l'aria che si respira all'interno di una storia, all'interno di un libro, di un saggio come questo. È una fotografia che riassume semplicemente, si fa per dire, un atteggiamento, una posa che non è la posa fotografica, ovviamente. Sì, io sono totalmente d'accordo, e anzi devo raccontarle questo, che ho chiesto con insistenza alla Salerno Editrice di poter trovare una foto di Luzzi che rappresentasse l'attitudine che secondo me Luzzi ha sempre avuto, che non era quella del maestro in cattedra, non era quella del grande uomo, non era quella di chi si mette in posa, ma era quella ilare, a tratti quasi scanzonata, dell'uomo che si mette al pari con tutti gli altri, che sa ascoltarli, che sa essere ironico. Mi pare che questa foto, secondo me molto bella, di Giovanni Giovannetti, che amichevolmente ha concesso, mi pare che questa foto renda alla perfezione questo aspetto di Luzzi. C'è un suo sguardo verso chi fotografa e quindi verso chi lo guarda, uno sguardo acuto, penetrante, ma anche sorridente. Ecco, di questo sorriso era fatta anche la personalità e la poesia di Luzzi. Oltre a tutte le sottolineature che ci sono in questo libro, io mi scusi se parlo di me stesso, Daniele Piccini, e commetto quest'atto di vanità, ho l'abitudine a sottolineare sempre le prime parole del libro. E le prime parole del libro, credo, di questo libro sono fondanti. Mario Luzzi fa parte di una generazione forte. Questo aggettivo forte necessariamente deve essere quantomeno spiegato, perché la fortezza e la fragilità per molti aspetti di quella generazione è qualcosa che è costitutivo non solo di un aspetto letterario, ma è costitutivo anche di un territorio, di una nazione chiamata Italia. Sì, sono molto d'accordo con lei. Io per generazione forte intendo il fatto che ci sono una serie di grandi poeti nati negli anni 10, diciamo molto vicini, quindi a Luzzi anche per anagrafe, e ci sono alcuni coetanei perfetti nati nel 1914 come Piero Bigongiari, Alessandro Parronchi, che animarono insieme a Luzzi la Firenze degli anni 30, ma poi ci sono altri poeti nati un anno o due anni prima di Luzzi, come Giorgio Caproni e Vittorio Sereni, con i quali Luzzi costituisce una vera e propria costellazione. Sono questi che ho nominato, Luzzi, Caproni, Sereni, poeti diversi, ognuno compie il suo percorso, ma poeti che hanno un'idea forte, un'idea alta di poesia. Cioè questa generazione che ha alle spalle maestri solidi, consolidati, come Montale e Ungaretti, non ha paura di azzardare una parola in qualche modo autorevole, non ha paura di cercare la poesia, di fare la poesia, e anzi cerca di difenderla dalle parole del mondo, soprattutto dalle parole d'ordine. Tutti e tre questi poeti che ho citato si sono trovati in modo diverso a difendere l'autonomia del fatto poetico, per esempio dalla ideologia. Per far capire a chi li leggeva e agli uomini del loro tempo e del nostro, di quello che viene dopo il loro, che la poesia ha qualcosa da dire, che in qualche modo può essere intempestivo, anacronistico e quindi che va al di là del tempo. Quindi la poesia non si può limitare a fare polemica politica. Ecco, in questa distinzione dall'ideologia Luzzi andò anche incontro a delle controversie, che quello della controversia è un tema luziano, e sicuramente a punzecchiarlo, a criticarlo, ci furono un altro poeta degli anni 10, di qualche anno più giovane, come Franco Fortini, e poi un grande poeta intellettuale nato nei primi anni 20 come Pasolini. Lei ha detto la parola controversia a proposito di Mario Luzzi. È chiaro che le domande che le pongo a Daniele Piccini non sono né di un critico né di un recensore abbia la compiacenza di sopportarle, ma semplicemente di uno dei tanti lettori anche fortemente distratto. Però se dobbiamo parlare di controversia, si potrebbe definire questa controversia desiderante?
Dunque, io prima di tutto la ringrazio di queste sue domande, questa non è niente affatto banale. Io credo che Luzzi intendesse per controversia il fatto che la sua idea di poesia, un'idea ambiziosa, anche se non messa sul piedistallo, perché Luzzi ha sempre l'idea che la poesia debba camminare insieme agli uomini, e a questo proposito cito un grande titolo del 1963, Nel magma. La poesia è ad altezza d'uomo, in mezzo alle cose, in mezzo alla storia, in mezzo alle vicende, però da questo magma cerca di trovare un senso. E allora questa ricerca del senso, questa volontà di non limitarsi a ciò che è del qui e ora e basta, a ciò che si limita, come dicevo prima, alle parole d'ordine di un'epoca, ecco, questa tensione, che questa sì è desiderante, portano inevitabilmente il poeta a mettersi in urto, in scontro con poeti che hanno un'altra idea del mondo, che credono di più in un poeta engagé, direttamente, politicamente partecipe, ma anche questa idea mette il poeta in qualche modo in contrasto con la sua epoca, con il suo tempo, perché mentre il poeta racconta, documenta e in qualche modo attraversa il suo tempo, però lo fa con uno sguardo che va anche oltre, va verso quello che potremmo chiamare l'oltretempo, va verso l'eterno. E io non posso mai dimenticare, a proposito di quell'aggettivo desiderante che lei ha citato, il grande modello sottostante che Luzzi scopre nel dopoguerra, naturalmente quello di Dante. E Dante insegna a Luzzi che sì, bisogna stare al paragone con la realtà, col magma della realtà, ma non bisogna mai perdere di vista il senso ultimo, il significato delle scene, di ciò che accade. Così nel magma ci sono proprio delle controversie, degli scontri, degli alterchi, che però sembrano anche, oltre che scene quotidiane, scene d'oltremondo, scene purgatoriali. Quindi sì, la controversia ha anche un elemento desiderante, secondo me. Daniele Piccini, adesso vorremmo, visto che parliamo di poesia, ma non parleremo solamente di poesia, seppure nella brevità di questa conversazione, ascoltare alcuni versi di Mario Luzzi, con quali apre. Sì io proporrei, sa che la carriera di Luzzi è stata molto, molto lunga, complessa, ha attraversato varie fasi, ma vorrei partire, se possibile, da un poema. Lui scrive nel 1971 un libro intitolato Su fondamenti invisibili, in cui ci sono tre poemi costituiti però da frammenti, cioè questa dialettica tra il frammento e la totalità del poema. Il secondo si intitola Nel corpo oscuro della metamorfosi. A un certo punto, da uno dei movimenti, all'interno del movimento numero 4 di questo poema per frammenti, si legge: ma che piccola cosa il tuo lamento, rimprovera dal fondo pullulante degli occhi uno sguardo un po' bambino, lo sguardo azzurro carico della creazione, ti sembra, che ti buca la retina con il suo battito e ride, cacciandoti dal chiuso dell'infermità dell'anima, chiamandoti al futuro di un universo in crescita, e non ammette risposta. Ecco, questa è la prima citazione che vorrei fare, e non so se le può interessare commentarla, ma certamente. A me sembra che qui Luzzi in qualche modo si metta in dialettica con un sentimento negativo del mondo, della realtà, che era forte nel Novecento, e in qualche modo lo impugni per parlare di un universo in crescita, quindi di un'esperienza vitale in espansione, e quindi del fatto, che è un'idea cardine di Luzzi, che l'esperienza del mondo, il tempo che passa, non segnano solo decadenza, allontanamento dall'origine, da una stagione felice, ma anche compimento, anche scoperta, anche avvicinamento alla pienezza. Le foci coincidono con le sorgenti, secondo un verso giovanile della Barca di Luzzi, 1935. Questa è una delle idee più forti, più strutturanti dell'intera storia poetica di Luzzi. Perditi se vuoi ritrovarti, desidera per non avere. Esatto, sì.
In queste parole c'è uno sguardo veramente dentro la poesia, ma dentro anche, se vogliamo, il respiro del mondo, fino alla nostra vita normale, quella di ognuno, delle nostre perdizioni, del nostro ritrovamento. E il tema della mancanza è un tema molto forte e nello stesso tempo molto caro a Luzzi. Sì, e forse in quella citazione che lei ha fatto c'è dietro anche, naturalmente rivissuto laicamente, reinterpretato, ma c'è anche il sale del cristianesimo, perché Luzzi è stato un poeta che continuamente ha messo a confronto la propria parola con la parola di Gesù. C'è un saggio famoso di cui parlo nel mio libro, perché si parla anche di saggistica e di teatro luziani, c'è un saggio famoso di Luzzi degli anni 50 intitolato Gesù e la parola, e Luzzi dice che Gesù non usa mai la parola per interloquire vanamente, ma usa la parola per dire qualcosa di risolutivo. Allora questa idea del perdersi per ritrovarsi ha qualche cosa della promessa cristiana, e Luzzi è stato un poeta che ha cercato di tenere vivo lo spirito del cristianesimo più che le sue forme dentro la propria scrittura poetica, ha cercato di mettersi a paragone con la parola originaria, con la parola creatrice, che ha preso poi forma storicamente nella figura e nella persona di Gesù che tanto lo affascinava. E credo che in quei versi questa idea e questo retroterra siano presenti. Tra l'altro Mario Luzzi ha scritto anche i testi per una via crucis guidata dall'allora Papa Giovanni Paolo II verso gli ultimi anni del Novecento. Sì, nel 1999, vado a memoria, gli venne commissionata la scrittura delle meditazioni per la tradizionale via crucis al Colosseo del Venerdì Santo, e lui scrisse questo testo intitolato La Passione, costituito in sostanza da parlate di tipo quasi teatrale, in cui per lo più è Gesù a parlare, ed è un Gesù avvinto all'umanità della sua esperienza, avvinto agli uomini, alle loro case, alle loro nostalgie, e insieme proteso al compimento del suo mistero. E a me piace dire che questa idea della passione, che lì Luzzi indaga direttamente, è un'idea fondamentale nel suo teatro. Luzzi scrive un teatro, secondo me, di grande interesse, di grande altezza, soprattutto alcuni dei suoi testi sono di notevole portata, e lì lui mette, come dire, vicini un sentimento tragico di ispirazione classica e dall'altra parte il mistero cristiano del sacrificio. Quindi il tragico e la passione cristiana in qualche modo si uniscono. È stato detto da alcuni critici che alcune figure del teatro di Luzzi assomigliano a delle figure Cristi, cioè sono in qualche modo si assimilano a Cristo e al suo sacrificio, a partire da quel personaggio straordinario che era una filosofa pagana neoplatonica di Ipazia, che è stato tra l'altro forse il suo primo lavoro degli anni 70. Sì, è stato, diciamo, il primo testo teatrale almeno reso pubblico. C'era un precedente, ma rimasto sostanzialmente a lungo non edito, e quindi Ipazia è l'origine pubblica del teatro luziano, ed è un personaggio ed è una vicenda paradossale quella di Ipazia, perché Ipazia è una pagana, è una neoplatonica che però viene sacrificata e uccisa dalla barbarie cristiana, e questo fa capire da parte di Luzzi che noi in ogni momento della storia siamo sempre messi alla prova. Non basta dirci cristiani per essere veramente seguaci di Cristo. Lo spirito, potremmo dire, soffia dove vuole. La storia è sempre una macina in trasformazione, in metamorfosi, e c'è l'uomo e la sua responsabilità davanti a questo continuo mutamento. E in quel caso i cristiani appaiono tradire Cristo, mentre Ipazia, in qualche modo, che è loro nemica, però sembra invece ripetere in sé il sacrificio e la dignità del sacrificio cristiano. Vorrei ancora, Daniele Piccini, rimanere proprio su questo senso della cristianità, no? Perché penso che l'esperienza religiosa di Mario Luzzi non sia altro che la coincidenza dell'esperienza umana.
in un certo senso lui ha avuto questo desiderio, questa percezione. Uno dei temi più forti della sua saggistica è quello della naturalezza del poeta, cioè lui sosteneva che il poeta è tanto più grande, tanto più poeta appunto, quanto più riesce a confondersi con il ciclo naturale dell'uomo, della creatura. Cioè il poeta è un'idea totalmente distinta dal romanticismo, non è colui che è tipico, che si deve distinguere, che deve essere una eccezione, ma è colui che deve sprofondare il più pienamente possibile nella vicenda comune, nella vicenda dell'uomo, nell'esperienza umana. E io credo che lui attinga il cristianesimo da questa stessa naturalezza. Per esempio lui racconta tante volte nelle interviste, nelle conversazioni, che il suo cristianesimo gli viene dalla madre, quindi gli viene per via familiare, materna, se vogliamo umile, questa madre Margherita che lui amava moltissimo e per la quale scrive alcuni testi fondamentali in occasione della sua morte. Questa madre gli trasmette quasi come fosse latte materno un sentimento cristiano della vita. Credo che ci fosse questa naturalezza, come lei accennava, da parte di Luzzi nel vivere anche il cristianesimo. Vorrei condividere con lei, Daniele Piccini, e con i nostri ascoltatori ciò che lei ha inserito in questo libro, ricordiamo, intitolato Luzzi, pubblicato da Salerno Editrice. Il poeta ha sempre detto più o meno quello che non c'è, quello che manca, quello di cui c'è difetto, in cui siamo rimasti traditi o delusi e magari non ha sentito il prodigio di quello che c'è. Quello che c'è è un prodigio ed è qualcosa che al poeta è accessibile sempre. Vi sono momenti di malumore, ma ho sentito che c'era anche un compito, dare oltre che voler ricevere. Dare oltre che voler ricevere. Dare. Il poeta deve anche dare la sua opera, dare il suo lavoro, dare la sua ricerca, avere quello che riesce a ottenere del campo sterminato del conoscibile e dell'inconoscibile. L'inconoscibile aumenta quanto più aumenta il conoscibile. Dare e dare, e dare anche avere, ma essere avuti, questa è forse la condizione più poetica della poesia, essere avuti dal mondo, dalle trasformazioni del mondo, dal respiro del mondo. Daniele Piccini, queste parole non solo attraversano lo sguardo poetico, ma soprattutto umano di Mario Luzzi, ma penso che attraversano anche il respiro del mondo di oggi. Che cosa ne pensa? Assolutamente, sono parole che Luzzi dice in un'occasione pubblica, sono parole orali che lui dice nel 2002 ad Assisi, quindi anche un luogo emblematico. E che riprendono però un'idea che Luzzi aveva sviluppato in un suo famoso saggio che è Verso Ragusa degli anni Ottanta. E l'idea di Luzzi, come un po' le dicevo prima, è che il poeta non sia una figura eccezionale che si distingue, che fa spicco sugli altri, ma è una figura che sta tra le persone, sta tra le creature, è una creatura tra le altre. E in qualche modo Luzzi riflette sul fatto che la poesia non vuole tanto affermare il proprio essere, ma vuole invece essere avuta. Cioè il ciclo della poesia si compie quando qualcuno la consuma, quando qualcuno quella parola la sente propria. Ed è in questo circuito virtuoso, anche se magari fatto di poche persone, non importa che l'audience della poesia sia ampia, ma importa che si compia questo dialogo, questo passaggio. Ecco, quando questo circuito virtuoso si compie, la parola ha svolto il suo compito. Ed è, come dire, questa idea del darsi, del donarsi, a me pare un'idea straordinariamente proficua per il nuovo secolo, quello in cui Luzzi ha fatto in tempo ad arrivare, vivendo nei primissimi anni. Mi sembra che questo secolo possa essere all'insegna di un pensiero del darsi, dell'offrirsi, dell'essere avuti, sia da parte dell'artista, sia da parte di chiunque voglia fare qualche cosa. Questa è l'attitudine, questo è l'atteggiamento. Sentire qualcosa che urge dentro e darsi all'altro, andare incontro all'altro, offrire se stessi, offrire quello che si può dare, con umiltà anche se con coscienza. E a proposito di sentire,
Adesso un altro sguardo sulla poesia di Mario Luzi. Quale ci fa sentire Daniele Piccini? Sì, adesso vorrei leggere una poesia dal libro Viaggio terrestre celeste di Simone Martini. Siamo quindi negli anni 90. Simone e Giovanna, la leggo, così si ripresenta lei profana, tra sogno e insonnia del lungo dormiveglia, così la riesuma la memoria o il desiderio la balestra, viene, quasi gliela sospinge incontro dal fondo delle sue verdi navate una frusciante primavera, e lei dentro perduta avanza, assento e con pazienza nel folto controvento, però non lo raggiunge, le si oppongono erbe alte, le appare insuperabile quel campo, o invece la contrastano invisibili avversari, una forza millenaria la trattiene di contro desiderio e di svolere o altro strano incanto, né lui le muove incontro o le facilita il cammino, il cuore resta colmo della sua mancanza, fino a quando. E c'è in questa poesia, mi sembra, questo dramma archetipico che può far pensare a un ritorno alla condizione edenica, ad Adamo ed Eva, questo dramma archetipico dell'uomo e della donna che cercano di andarsi incontro e però qualcosa li trattiene, qualcosa li divide. C'è questa espressione felicissima che Luzi adopera, una forza di contro desiderio e di svolere o altro strano incanto. Quest'uomo e questa donna si muovono incontro, si cercano, ma non riescono ad essere fino in fondo una cosa sola. E in questa tensione, in questa incompiutezza, in questa domanda, fino a quando la storia dell'uomo procede, la storia dell'uomo va avanti, perché c'è un'idea in Luzi molto forte di qualcosa che deve ancora compiersi, di qualcosa di cui noi nella nostra esperienza abbiamo l'intuizione, ma che non è pienamente compiuta, che non è pienamente realizzata e avverata. Simone naturalmente è il personaggio di Simone Martini, il pittore senese amatissimo da Luzi, scoperto da Luzi a Siena nella sua adolescenza e della cui vicenda, dell'immaginato ritorno da Avignone a Siena alla fine della sua vita, Luzi racconta in questo libro, che è anche questo un libro poematico per frammenti, Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini. Daniele Piccini, certo che le definizioni non vanno mai bene, perché le definizioni fanno parte di un cassetto entro cui mettere la definizione stessa, poi nel momento in cui hai chiuso il cassetto, ed è lì il momento nel quale la definizione viene a perdere il suo significato, perché la definizione si trasforma. Però possiamo definire Mario Luzi un creatore anche per certi aspetti di una poesia che è anche politica, intendendo politica come riprendendo il senso della polis antica, ovviamente. Guardi, è esattamente così. E io, se vuole, se crede, risponderei a questa sua domanda con una poesia famosa, da un libro del 1978 che è intitolato proprio, per riprendere la parola di cui parlavamo qualche minuto fa, Al fuoco della controversia. Leggo questa poesia che dice così: muore ignominiosamente la Repubblica, ignominiosamente la spiano i suoi molti bastardi nei suoi ultimi tormenti, arrotano ignominiosamente il becco i corvi nella stanza accanto, ignominiosamente si azzuffano i suoi orfani, si sbranano ignominiosamente tra di loro i suoi sciacalli, tutto accade ignominiosamente, tutto, meno la morte medesima, cerco di farmi intendere, dinanzi a non so che tribunale, di che sognata equità, e l'udienza è tolta. Ora, questa poesia, scritta negli anni 70, nell'epoca quindi degli anni di piombo, di istituzioni che potevano apparire anche deboli, in qualche modo incapaci di fare fronte alla situazione drammatica che allora si viveva, è però anche una poesia universale. Qualunque italiano, ma forse qualunque abitante di una
polis del mondo potrebbe rifarla sua e sentirla come appena scritta, come assolutamente attuale. C'è questa idea di una repubblica, di una cosa pubblica, di una cosa di tutti che muore ignominiosamente, di lotte politiche senza quartiere, senza dignità, e però alla fine Luzzi vede una specie di chiamata in giudizio, oltre, al di sopra di questa vicenda che appare piuttosto bassa e deludente, c'è una sognata equità e c'è un giudizio, c'è una specie di giudizio ultimo sulla storia al quale il poeta tende, al quale il poeta, nel quale in qualche modo il poeta spera. Per cui l'ignominia e anche la bassezza della politica e anche la delusione che essa provoca non sono però l'unico tema, non sono l'unica parola, non sono l'ultima parola, c'è una protesta da parte di Luzzi, ma c'è anche un'attesa. Forse c'è il filo teso di una speranza nonostante tutto. Tutto accade ignominiosamente, tutto, meno la morte medesima. Quando io ho letto queste parole mi sono chiesto, chissà che cosa scriverebbe oggi in questo tempo pandemico, rispetto a proprio queste parole, tutto accade ignominiosamente, tutto meno la morte medesima. Chissà cosa scriverebbe. Lui aveva, da lettore di teologia, un'idea della morte attiva, operante e decisiva. Lui era amante di un teologo che si chiamava Ladislaus Boros, che parlava proprio della decisione ultima, della morte come momento di scelta dell'uomo. E spesso, ad esempio, nel suo teatro, Luzzi parla di personaggi che arrivano a un passo dalla fine, finalmente a compiersi, a maturarsi, a comprendere e quindi anche a redimersi. Credo che lui ci avrebbe insegnato che anche questa esperienza devastante del male, dell'annullamento, può contenere però un appello, un richiamo all'umanità più profonda dell'uomo, che anche nel momento in cui è chiamato alla prova estrema può dare prova di sé, può mettersi al paragone con la chiamata che viene all'uomo, perché Luzzi credeva profondamente nell'incarnazione, quindi nel fatto che l'uomo avesse in sé la stilla del divino, che Cristo, incarnandosi nell'uomo, avesse riacceso il desiderio di divino nell'uomo, e quindi la morte è il momento in cui anche l'uomo che ha vissuto lontano da Dio, lontano dalla divinità, può ritrovarsi, può sentirsi finalmente pronto. E Luzzi ha sempre pensato alla morte come a un momento di metamorfosi ancora, un'estrema metamorfosi per diventare fino in fondo e veramente se stessi. Per essere una fabbrica di futuro al pari di tutti gli uomini. Al pari di tutti gli uomini che neppure se lo sognano, è questo lo sguardo di Mario Luzzi sulla condizione umana, che seppur terribile contiene in sé in ogni modo il futuro. Siamo arrivati verso la fine, Daniele Piccini, di questa conversazione. C'è una poesia che vorrei condividere insieme con i nostri ascoltatori, quindi le chiederei la compiacenza di farcela ascoltare. Resta chiaro che le nostre conversazioni non sono per nulla preparate, quindi andiamo come sempre in estemporanea. Il duro filamento. Perfetto, gliela leggo se vuole. Grazie, è una poesia che, sì, con la quale vorremmo condividere il senso della parola di Mario Luzzi e con questa chiudere la nostra conversazione. La leggo, poi aggiungo qualche parola. Il duro filamento passa sotto la nostra casa qualche volta, volgi un pensiero al tempo che eravamo ancora tutti, ma non ti soffermare troppo a lungo. La voce di colei che come serva fedele, chiamata, si dispose alla partenza, pianse ma preparò l'ultima cena, poi ascoltò la sentenza nuda e cruda, così come fu detta, quella voce, con un tremito appena più profondo, appena più toccante, ora che viene di là, dalla frontiera d'ombra e lacera, come può la cortina d'anni e fora, la coltre di fatica ed abiezione, c'è il filo del vento, vi s'affida, finché il vento la lascia a sé, s'aggira, ospite, dove fu di casa, timida e spersa in queste prime albe dell'anno. L'ora è quell'ora cruda, a giorno,
che il freddo mette a nudo la città, livida nelle sue pietre, tagliente nei suoi spigoli, e dentro, nell'opaco, versano latte nelle tazze, tostano pane. Il bambino mezzo desto biascica mentre appunta sul diario il nuovo giorno, nel grumo di calore che è più suo, nella bolla di vita che è più tenera, per lei cresciuta la pazienza in terre povere, pie, l'ascolto, voce fievole, tendersi a queste ancora grevi, ancora appannate dal lungo sonno, chiedere asilo, volersi mescolare, dico abbi pace, abbi silenzio, dico udire voci trapassate insidia il giusto, lusinga il troppo debole, il troppo umano dell'amore, solo la parola all'unisono di vivi e morti, la vivente comunione di tempo e eternità vale a recidere il duro filamento d'elegia. È arduo, tutto l'altro è troppo ottuso. Passa sotto la nostra casa qualche volta. Volgi un pensiero al tempo che eravamo ancora tutti, ma non ti soffermare troppo a lungo. Ecco, non le nascondo, Livio, che questa è una delle poesie che io ho sempre amato maggiormente di Luzzi. È una poesia impegnativa in cui lui impegna tutta la sua umanità, la sua esperienza esistenziale, e qui si capisce che la sua scrittura non è solo parola, ma è anche esperienza e vita. Lui scrive questa poesia dopo la morte della madre, dopo la lacerazione di questo addio alla madre. Immagina di ascoltare la voce della madre, la quale gli dice: non ti soffermare troppo a lungo, passa sotto la nostra casa qualche volta, ma non ti soffermare troppo a lungo. C'è questo discorso che viene fatto, come a dire che per ritrovare veramente colui che se n'è andato, colui che è perduto, occorre recidere il filamento dell'elegia, occorre non ripiegarsi sul passato, ma guardare avanti al ritrovamento che verrà in un altro luogo, in un'altra dimensione. Quindi parla della comunione di tempo e eternità. E mi ha sempre colpito il fatto che lui parla del verbo recidere. Chiudo con questo: c'è una poesia di Montale in cui si dice non recidere forbice quel volto, e quindi la memoria non deve cancellare il ricordo dell'amato, dell'amata. Invece in Luzzi c'è questa idea attiva, progressiva, in qualche modo di tagliare il filo, tagliare perché solo così, continuando nella vita, si potrà ritrovare anche la madre, anche la maternità. Solo andando avanti nella vita che la madre ci ha insegnato, non rimpiangendola, non facendo dell'elegia. Daniele Piccini, autore del saggio intitolato Luzzi, Salerno Editrice e per l'appunto la casa editrice che ha pubblicato questo interessante saggio che proponiamo ai nostri ascoltatori, prossimi lettori. Ma prima di salutarci, Daniele Piccini, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Ma in questi giorni sto leggendo varie cose, sto leggendo naturalmente poesia, ad esempio sto leggendo un libro della Livia Candiani, ma sto leggendo anche La domanda di sete, uscito da poche settimane da Einaudi. Esatto, Einaudi, e sto leggendo un poeta polacco che amo molto, che è Adam Zagajewski, Guarire dal silenzio. Poi aggiungo un libro di tutti i racconti di Javier Marías, lo scrittore spagnolo di grande abilità, di grande capacità affabulatoria. Ecco, questi sono i libri che ho in questo momento sul tavolino. Com'è strana però la vita. Non conoscevo per nulla Daniele Piccini, e bisogna anche riconoscere quando non si sanno delle cose. Non conoscevo per nulla Adam Zagajewski, e per la seconda volta nel giro di 3 giorni Adam Zagajewski è stato citato tra le letture. Questo mi sembra veramente molto molto interessante per questo grande poeta polacco, che è sicuramente tutto quanto da conoscere. Grazie davvero del tempo che ci ha dedicato Daniele Piccini. Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Vedere.